Ogni giorno sembra che la scienza spieghi sempre di più il mondo che ci circonda. Gli storici trovano continuamente nuovi modi per risolvere enigmi e misteri, vecchi di migliaia di anni. Tuttavia ci sono molte cose che gli scienziati e i ricercatori non sono ancora in grado di spiegare, anche dopo decenni di ricerche. Oggi vorremmo presentarvi diversi oggetti inspiegabili e misteri storici che rimangono irrisolti dopo tutti questi anni. Non vorrete perdervi il numero 4, quindi rimanete sintonizzati. Ma prima di iniziare, assicurati di premere il pulsante mi piace e di attivare la campanella di notifica per altri video. Forte Warangal. Anche se il costante scorrere del tempo ha avuto il suo effetto su Forte Warangal, 8 secoli non ci hanno impedito di capire il luogo davvero notevole che una volta era il centro della dinastia Kakatiya. L'incredibile sito situato in India sarebbe uno dei luoghi più importanti della storia indiana. Non era solo un vivace santuario religioso, ma serviva anche come rifugio sicuro quando i tempi erano difficili. Oltre a questo, i 4 ingressi di Warangal servivano anche come sentieri che portavano i visitatori al vicino Tempio di Shiva, un vero spettacolo da vedere durante la sua fioritura. Una delle molte cose che rendono il forte di Warangal così bello sono i molti ornamenti e decorazioni che sono stati sparsi in giro, ricordandoci una cultura che esisteva molto tempo fa. Molte persone considerano che questo sia stato uno dei momenti architettonicamente più impressionanti della storia indiana, creando bellissimi edifici e strutture, così come decorazioni che non abbiamo mai visto da allora. Ci sono state decine di disegni ornati scolpiti nella pietra nelle aree circostanti. Pensare a quanto tempo ci sarebbe voluto per scolpire a mano ognuna di queste immagini mette davvero in prospettiva la quantità di dettagli e la dedizione che i costruttori devono aver avuto. Ci sono molte statue diverse, simboli sacri, colonne impressionanti e molto altro. Ma c'è una struttura che è destinata a catturare l'attenzione e che ancora oggi è molto misteriosa. Se dai un'occhiata alle decorazioni e all'architettura circostante, noterai che una struttura spicca tra tutte le altre. Si tratta di una strana statua che sembra raffigurare la divinità indù, Shiva. Nella fede indù, questi oggetti sono conosciuti come linga. Quando si guardano tutti i linga che sono stati sparsi intorno al forte di Warangal, è facile essere veramente stupiti dall'architettura. Tuttavia questa particolare statua spicca come una spina nel fianco tra le altre. Ma perché? Gli scienziati dicono che questo oggetto è diverso dagli altri perché la sua geometria è quasi perfetta. Molti storici non riescono a capire come gli uomini dell'epoca sarebbero stati capaci di un'impresa ingegneristica così tremendamente impressionante. Sembra che non importa quanta attenzione si prestasse ai dettagli di queste colonne, non ci sarebbe stato modo di fare una colonna che fosse geometricamente perfetta. Ma sembra che le persone che un tempo chiamavano questa terra casa abbiano fatto proprio questo. La superficie di questo monumento è stata lucidata e levigata con tanta cura che se ti avvicinassi potresti vedere il tuo riflesso sulla sua superficie. Ciò che rende questo così misterioso è che analizzando la struttura con i microscopi, i ricercatori non riescono a trovare alcuna prova che sia stata usata una macchina per lucidare la superficie. Né sono stati in grado di vedere alcuna indicazione che la struttura sia stata lucidata a mano. Sembra che qualsiasi tecnica utilizzata per lucidare il monumento si sia persa nel tempo e possa rimanere per sempre un mistero. Alla fine della loro indagine, gli esperti sono giunti alla conclusione che questo monumento non può essere stato creato senza l'uso di strumenti moderni. Alcuni storici credono che il monumento possa essere stato piantato lì intenzionalmente e che non sia mai appartenuto ai nativi. Invece sarebbe stato messo lì centinaia di anni dopo, nella speranza di depistare gli storici. Ma questo porta alla domanda: perché qualcuno dovrebbe fare una cosa del genere? Ancora oggi, il mistero del linga al forte di Warangal rimane irrisolto. Strano teschio trovato in Russia. Trovare un teschio nascosto in profondità in uno scrigno sepolto non è probabilmente qualcosa a cui chiunque di noi sarebbe interessato. Dopotutto, chissà che tipo di maledizioni misteriose potrebbero essere state poste sulla cassa.
e che tipo di demoni o anime inquiete potrebbero essere intrappolate all'interno. Tuttavia, questo è esattamente quello che è successo in Russia pochi anni fa. Una squadra di archeologi stava perlustrando la zona, quando trovarono per caso una vecchia cassa che risaliva alla Germania nazista. Recuperata la cassa, iniziarono ad aprirla. Mentre rivelavano gli emblemi che erano attaccati alla cassa, scoprirono che uno di essi apparteneva all'associazione di ricerca delle Annenerbe tedesche. Questa squadra sarebbe stata guidata niente meno che da Heinrich Himmler. Heinrich era noto per aver contribuito a far rispettare l'agenda razzista di Hitler, diffondendo bugie su come alcune razze fossero superiori alle altre. Credeva che i tedeschi moderni discendessero da un'antica razza che era biologicamente superiore agli ebrei e ad altri indesiderabili. Oggi sappiamo che tutte queste affermazioni sono false. Tuttavia, a quel tempo Himmler e la sua squadra sembravano aver creduto veramente al messaggio che stavano diffondendo. Himmler aveva ovviamente un'affinità per l'occulto, e all'interno di questa scatola i ricercatori hanno trovato ulteriori prove di ciò. Cercando sul fondo della scatola, hanno trovato un teschio che non potrebbe essere attribuito a nessuna creatura che conosciamo attualmente. Non solo questa creatura non esiste attualmente, ma non abbiamo alcuna prova che una creatura simile ad essa sia mai esistita nella storia del nostro pianeta. Questo cranio aveva le corna. Ma peggio ancora, i ricercatori hanno ragione di credere che questa creatura avrebbe camminato su due zampe posteriori. Continuando le loro ricerche, si sono resi conto che il cranio non aveva una bocca ordinaria. Invece aveva due fori su ogni lato della testa, presumibilmente dove si sarebbe nutrito. Non sappiamo come questo avrebbe funzionato in natura, suggerendo la teoria che questo non era affatto un animale selvatico. Invece la maggior parte delle persone che hanno visto il cranio credono che sarebbe appartenuto ad un animale o una creatura che non era del nostro pianeta. Fino ad oggi, diversi anni dopo, i ricercatori non hanno idea che cosa possa essere appartenuto questo teschio o perché sia stato nascosto all'interno di una scatola della Germania nazista. Teschio di una creatura sconosciuta trovato in Danimarca. Questa può sembrare una storia di un romanzo horror, ma è vera ed è accaduta in Danimarca nel 2007. Un team di ricercatori è stato contattato quando qualcuno ha trovato il cranio di una creatura sconosciuta. La squadra inizialmente credeva che il cranio dovesse appartenere a un antico tipo di cavallo. Tuttavia questa teoria è stata rapidamente smentita quando si sono resi conto che il cranio aveva denti canini affilati come rasoi, qualcosa che non è mai stato riscontrato in un cranio di cavallo prima. In aggiunta a questo, hanno scoperto che il cranio era molto lungo, quasi come quello di un cavallo. Anche le cavità oculari erano abbastanza grandi, ma c'erano ancora diverse differenze chiave che distinguevano questo cranio da altri teschi di cavallo che erano stati trovati in passato. Alla fine di tutto, i ricercatori sono giunti alla conclusione che il cranio doveva avere circa 800 anni, ma non avevano idea a quale tipo di animale sarebbe appartenuto. Hanno ragione di credere che sarebbe appartenuto ad un animale che non abbiamo mai visto in tempi moderni e che l'animale potrebbe essersi estinto nelle ultime centinaia di anni, ma è anche possibile che il cranio e l'animale siano di origine extraterrestre. Sarcofagi di legno vecchi di 3000 anni. Sono sicuro che la maggior parte di noi ama un buon mistero dell'antico Egitto, ed è esattamente quello che abbiamo per voi oggi. Le storie irrisolte dell'antico Egitto sembrano non avere fine. I ricercatori trovano continuamente nuovi e interessanti manufatti dell'antico Egitto che ci fanno pensare a come sarebbe stata la vita tutti quegli anni fa. Sì, le piramidi sono uno dei misteri più bizzarri e strani usciti dall'Egitto. Ma che dire degli 89 sarcofagi che sono stati trovati in condizioni nuove di zecca nel 2019 e 2020? Sembra che la maggior parte delle persone sia beatamente ignara del fatto che i ricercatori hanno fatto una delle scoperte più incredibili del decennio appena un anno fa. Scienziati e storici stavano scavando porzioni del terreno egiziano quando si sono imbattuti in 30 sarcofagi di legno sepolti in profondità nel sottosuolo. Ciò che ha reso questi sarcofagi così impressionanti è che sono stati trovati tutti insieme, rendendo questa la più grande scoperta di sarcofagi in massa in diversi decenni. La parte migliore di questa scoperta è che i ricercatori hanno subito notato che ognuna delle bare era in condizioni immacolate,
come se fossero state messe lì solo ieri. Tutto il colore e lo smalto che sarebbe stato originariamente presente sulle bare era ancora presente, rendendo questa una delle più importanti scoperte dell'antico Egitto di tutti i tempi. Sì, abbiamo trovato decine di sarcofagi in passato, ma nessuno era in questo tipo di condizioni. Si potrebbe pensare che questa scoperta da sola sia sufficiente a far parlare i media. Tuttavia, appena un anno dopo, nel 2020, è stato trovato un altro gruppo di sarcofagi in ottime condizioni. Questa volta i ricercatori hanno scoperto quasi il doppio di quelli precedenti, trovando i luoghi di riposo di 59 sarcofagi, che ancora una volta erano in perfette condizioni. Pensare che questi siano stati collocati qui circa 3.000 anni fa è completamente folle. Nel condurre ulteriori ricerche sulle bare, gli esperti si sono resi conto che non solo la tintura e la vernice erano in ottima forma, ma la cera che veniva utilizzata per sigillare il legno dagli elementi era ancora intatta e stava ancora facendo il suo lavoro. Anche dopo essere state sepolte ad una profondità di circa 12 metri per tutto questo tempo, sembra che queste mummie fossero davvero in un luogo di riposo molto confortevole, dato che non c'erano prove di erosione o di qualsiasi tipo di degradazione dopo tutto questo tempo. Misteriose figure di dinosauri trovate in Messico. Questa scoperta ha quasi sconvolto tutta la storia umana. Negli ultimi anni abbiamo imparato molto su come gli uomini avrebbero vissuto molti anni fa. Abbiamo anche scoperto nuove informazioni su come gli animali possono essersi evoluti nel tempo e come molti degli animali che un tempo vagavano sulla Terra non si siano estinti. I dinosauri ne sono l'esempio perfetto. Al giorno d'oggi, la maggior parte delle persone presume e può essere d'accordo sul fatto che l'uomo è il principale predatore del nostro pianeta. Mangiamo quasi tutto, uccidiamo quasi tutto e da quando siamo arrivati abbiamo portato scompiglio sia nella fauna che nell'ambiente. Tuttavia, i dinosauri una volta erano le creature più temibili che vagavano sulla Terra. Gli scienziati dicono che i dinosauri cominciarono a morire circa 66 milioni di anni fa, ma la questione è ancora aperta. Questo è in gran parte dovuto al fatto che abbiamo trovato prove che possono dimostrare che gli esseri umani e i dinosauri una volta coesistevano. Oltre a questo, un passaggio biblico dal libro di Giobbe sembra indicare che un dinosauro fosse presente durante il periodo in cui questo libro veniva scritto, collocando i dinosauri nel IV secolo avanti Cristo. Questo passaggio descrive una creatura gigantesca, la cui coda era paragonata a un cedro. Questo testo si trova nel 40° capitolo di Giobbe. In aggiunta a questo, gli esseri umani moderni sanno dei dinosauri solo da circa 1.000 anni. Questo sarebbe stato il periodo in cui i primi fossili di dinosauro sono stati portati alla luce. Ma ci sono stati vari pezzi di manufatti messicani che sembrano raffigurare i dinosauri. Se questi manufatti sono credibili, questo porterebbe l'estinzione dei dinosauri molto più avanti nel futuro, con una possibile data di estinzione di poche migliaia di anni fa. Conosciute come le figure di Acambaro, queste piccole figure sono state scoperte nel 1944 e si crede risalgano fino a 5.000 anni fa. Se questo è vero, c'è una possibilità che i nativi che abitavano il Messico avessero una conoscenza in prima persona dei dinosauri. All'epoca era improbabile che i nativi avessero gli strumenti o le conoscenze per scavare statue di dinosauri o assemblare ossa per riprodurre i dinosauri che conosciamo e amiamo oggi. Ma in qualche modo, queste persone avevano una conoscenza evidente dei dinosauri, creando più di 33.000 statuette delle terrificanti creature. Ancora oggi, gli scienziati non riescono a spiegare come i nativi del Messico avrebbero potuto avere una conoscenza così approfondita dei dinosauri. Mentre la ricerca continua ad essere condotta, potremo presto avere una risoluzione a questo bizzarro caso. Ma per ora, il caso rimane irrisolto, e il mistero delle figure di Acambaro continua a lasciare i ricercatori perplessi. Grazie per aver guardato. Conosci qualche cosa di misterioso e irrisolto che non abbiamo trattato in questo video? Assicurati di condividere i tuoi pensieri e i suggerimenti nei commenti qui sotto, e una delle tue idee potrebbe essere inserita in un video futuro. Questo è tutto per ora. Grazie per aver guardato. Assicuratevi di premere il pulsante mi piace e di attivare la campanella di notifica per altri grandi contenuti.